Torna in una condizione di quasi normalità l'hotspot di Lampedusa, ormai quasi svuotato dopo le centinaia di ingressi della settimana scorsa. Gli ultimi ad essere trasferiti, 240, quasi tutti minori soli. Per loro il commissario all'emergenza Valerio Valenti sta studiando un piano di accoglienza definita a bassa soglia, in centri con massimo 50 ospiti. Di una gestione più ordinata in generale dell'accoglienza ha parlato anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in procinto di andare a trovare il suo omologo in Tunisia. Il paese nordafricano dal quale si è avuta un'impennata di partenze. Tanti i minori anche sulle navi umanitarie che hanno operato soccorsi nel fine settimana e che sono approdate o stanno per approdare in porti del centro e nord Italia. A Livorno sono già sbarcati 36 sulla Life Support di Emergency, in arrivo alla Spezia e 336 sul GeoBarents di Medici Senza Frontiere, che lamenta la politica dei porti lontani. A chiedere un sistema di soccorso in mare con Guardia Costiera e ONG in sinergia anche le organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani, preoccupate per l'alto numero di naufragi e di vittime, molti causati dalle imbarcazioni in ferro costruite e fatte partire dalla Tunisia con a bordo subsahariani in fuga dal paese. Siamo arrivati a 824 morti accertati in Mediterraneo centrale. Queste barchine di ferro sono veramente saldate in modo così approssimativo che se si sta in mare più di 30, 35, 40 ore, si spaccano al centro e i migranti vanno giù.